sì, il Bilbao clamoroso, Bilbao però clamoroso. Quelle veramente assurde sono il Bilbao e il Tottenham. Allora, guarda, il Bilbao, l'unico di valore ora guardando la squadra dell'Anderlecht, che proprio potrebbe giocare in qualsiasi squadra europea medio-alta, è Tielemans. Ah sì, quello è bravo, sì. Però anche lui deve essere espulso, anche lì l'arbitro ma molto di manica larga. Tielemans 18 anni comunque, 3-4 falli al limite 20, dell'assurdo. 20, un po' no, Tielemans 18. La cosa più appunto che 19, vorrei che sottolineerei. Allora, a parte vabbè, partite come Beşiktaş Apolsheva, che secondo me non aveva alcun senso giocarla. Aveva tritato l'Inter. L'Inter, vabbè, ma anche perché quell'Inter era qualcosa di. Adesso prenderebbe 6 gol. L'Ajax, appunto, che vince a fatica contro un Legia Varsavia che aveva impegnato Real Madrid. Squadra ostica, una squadra che anni fa fece ridere. Mi ricordo, finì 2 anni di fila nel girone con la Lazio, totalizzando sempre 0 punti, cioè una cosa del genere. Sì. Invece che si sta riprendendo, Copenaghen che si afferma ancora squadra da Champion, secondo me non è una squadra da Europa League, infatti con Ludogorets copre semplicemente l'1-2 dell'andata, 1-2 fuori casa, che è il risultato penso uno dei migliori. Sì, ma Ludogorets è un campo in cui molte italiane, per esempio, tipo la Lazio, difficoltà, insomma. Vabbè, diciamo che lì, secondo me pure lì, cioè, c'entra anche, molto anche, che volesse Real uscire Madrid, proprio. Io 3-3 è finita quest'anno, Ludogorets e Real Madrid. Non era Legia Varsavia, Real Madrid, era Legia Varsavia. No, scusa, 2 anni fa c'era Arsenal, le perdeva 2-0 e poi Zille si è inventato il gol della settimana. Anche il Real Madrid trova difficoltà con Ludogorets. Sì, comunque Ludogorets è una cartaccia. Più che altro, ecco, vabbè, lo Sparta Praga è eliminato clamorosamente, secondo ma me. Se tu sei di una squadra che vuole vincere l'Europa League, non ti puoi preoccupare del Ludogorets. Cioè, ma di chi stiamo parlando? No, tu hai detto Ludogorets è una cartaccia. È una cartaccia nel senso, no, comunque è una squadra che tu ostica. Non ti aspetti, che tu non ti aspetti, una perché tu dici ostica. Appunto, ma chi è Ludogorets? Sono bulgari. Poi vengono e ti fanno 3 gol. Stesso discorso per il Rostov, poi l'Ajax ne ha presi 4, esatto. Per eliminare dei Champions. È lo stesso discorso del Rostov, perché secondo me il Rostov rispetto dello Sparta Praga è meno forte, però sono più motivati e l'hanno in casa, li hanno uccisi. Cioè 4-0, ma sì, una partita terrificante. In casa veramente è un ottimo score. E mo adesso però ha beccato lo United, se non sbaglio. Sì. E allora adesso vedremo. Vediamo. Vedere i sorteggi, appunto vediamo l'accoppiamento tra Manchester United e Rostov, e poi ci sarà la Roma appunto con il Lione. E poi appunto le clamorose che sono, dicevamo, il Tottenham e il Bilbao. Allora, sono state eliminate, esatto. Allora, sul Tottenham io penso potrei aprirci un film, perché cioè girarci un film, perché io non capisco veramente come una squadra, no, con quei giocatori in vantaggio di un gol, ok, tra parentesi un signor gol, perché comunque era stato fatto su una buona azione. Allora io dico, prendi l'autorete, ok, ma Dele Alli, no, ma che cosa gli va in testa? Quale neurotrasmettitore gli dice di falciare l'avversario nella metà campo avversaria? Guarda. In più tu in 10 contro 11 li triti, ti mangi 1000 gol. Poi penso perdi sia pareggi, la stessa malattia una cosa di Alex Telles del Porto. Bravissimo, un suicidio anche lì, veramente tornando. Vabbè, poi magari dopo ci parlerà di Champions. Ma è la cosa più assurda, è il Bilbao. Io penso su tutte le schedine di tutto il mondo c'era il 2 fisso e l'over 1.5 trasferta. Ma io il Bilbao 0 tiri in porta. Io invece vorrei, a proposito di Bilbao, non concentrarmi sulla partita di ritorno quanto su quella di andata. Una partita totalmente presa sotto gamba. Veri 3-1, 3-2. Dal Bilbao, che se non sbaglio è andato anche sotto 0-1, 3-1, è andato sotto, poi si è svegliato, ha fatto 3 gol e ne ha preso un altro. Comunque prendere 2 gol in casa è sempre rischioso, anche da una Pelnicosia. Questo che cosa ci ha dimostrato? Che secondo me, a mio avviso, magari sono molto fazioso per l'Italia, ma se il Sassuolo avesse avuto i titolari avrebbe passato il girone col Genk tranquillamente, perché il Bilbao non è nulla di che. Tant'è vero che a Sassuolo hai preso 3 gol con i titolari, 3-0, partita terrificante per il Bilbao, e al ritorno hai vinto solo 3-2, fortunosamente anche perché sì. Ragusa fece 2 gol, un autogol e un gol comunque. Quindi il Bilbao è una squadra, ecco, una cosa di cui sono contento purtroppo in questo discorso morse tua vita mea è per l'appunto che le spagnole sono state tritate, a parte il Celta Vigo, perché appunto negli ultimi 15 anni c'era, no 15 anni, negli ultimi 10 anni ci siamo abituati a queste spagnole che vincono, stravincono Europa League, Champions League. Allora già il Barcellona che ha preso 4 gol è una buona notizia tra virgolette. In Europa League appunto è uscito Bilbao, Villarreal, anche lo scontro diretto con l'italiana. Mi dispiace per la Fiorentina perché era uno scontro diretto Italia-Germania. La Fiorentina, i tifosi sono scontentissimi perché i Della Valle sono praticamente 2 anni che non fanno mercato. Sì, quello è vero. Sì. La Fiorentina mi sembra che c'era 3 anni fa, era seconda. Diciamo che prima, hanno pescato un paio di giovani dal vivaio, non comprano nessuno, zero proprio. Sì.
E ma quindi vai un po'. Dicevamo, andiamo a vedere i sorteggi che appunto hanno visto gli accoppiamenti. Appunto la Roma è capitato con l'Olympique Lione. Tutti ricorderanno a distanza di 10 anni fa precisi, no? Il quarto di finale, l'ottavo di finale di Champions League, no? Contro il Lione, sì. 0-0 a Roma, 0-2 a Lione, no, con Antino Mancini, un gol da leggendario, credo quello. Vogliamo dire a che cosa portò quell'ottavo di finale? Al quarto di finale col Manchester, ha avuto con la Z al Kemar. Ma io, guarda, posso dire una cosa da romanista? Io spero di beccarlo, di beccare il Manchester. Non lo dici? Allora, aspetta. Io non lo dico. No, aspetta, io se dovessi passare con Lione, spero di prendere il Manchester United. Aspetta, questo tu non lo dici da romanista, lo dici da tifoso, perché pure io, se tifoso fossi romanista, pure io l'anno scorso volevo beccare il Borussia Dortmund. Io lo prendo da tifoso romanista, perché, però. Ma specifico. Sì. Ah, perché tu dici c'è la rivalsa proprio. No, c'è la rivalsa. Io credo che questa squadra, con questo allenatore, con questo livello di gioco che abbiamo adesso, abbia le capacità per non avere, diciamo, un perché lì poi prendi 7 gol, il problema non è solo il problema, è anche, mentale, è anche mentale. Voglio andare a giocare all'Old Trafford. Io intanto ha accorciato l'Ascoli, intanto sono iniziati i secondi tempi, ha accorciato l'Ascoli sul Pisa col gol di Cacia. No, io sono d'accordo con Valerio. Io pure, se fossi un tifoso della Roma, ambirei proprio a quello, anche perché parliamoci chiaramente, elimini lo United, poi non puoi perdere. Cioè, esce lo United, la devi vincere la competizione, quindi... Ma magari in finale, capito? Ma in finale però ricordati sempre che la gara secca può essere un'arma a doppio taglio. Mentre l'andata e ritorno, la Roma comunque ultimamente sta avendo, diciamo, fortuna tra virgolette, perché gioca la prima sempre fuori, sia in Coppa Italia che in Europa League. E giocare la prima fuori vuol dire tanto. Lo insegna, sì, appunto, sì, il Napoli Nicosia, il Genk, tutte, sì, squadre che la prima l'hanno giocata fuori e la seconda si sono andati a coprire. Allora la Roma magari a Lione riesce a strappare un 1-1, in casa poi te copri o comunque attacchi, sì, ma non ti sbilanci, capito? Certo, certo. Mentre invece il Lione deve cercare per forza il gol fin dai primi minuti, certo. E questo è valso per molte partite di questa settimana, a parte appunto quelle assurde tipo il Lione che vince 4-1 al Kmar, esatto, o non lo so, altri esempi, 4-0 del Rostov. Quindi vabbè, noi ci possono... rivedremo la prossima settimana, quando c'è praticamente ci sarà già stato il derby. No, ma ci sarà anche Roma-Napoli in diretta settimana prossima. Esattamente, seguiremo Roma-Napoli, perché giocheranno, andiamo, ve lo dico subito, 15. 4 marzo di sabato alle ore 15. Alle ore 15 Roma-Napoli, alle 6 San Andrea-Pescara, alle 20:45 Milan-Chievo. Allora, dicevamo gli accoppiamenti di Europa League, con, sì, due derby, quello belga tra Ghent e Genk, me l'ha presa in giro, e quello tedesco interessantissimo tra Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach. E gli altri, quindi, l'Olympiakos, diciamo, l'Olympiakos ha pescato il Besiktas, Celta Vigo ha pescato il Krasnodar. Quali sono le fastidiose, scusa? Il derby di Germania. Comunque si annulleranno a vicenda, una, sì, delle due. Ma io non, sì, Celta Vigo ha pescato il Krasnodar, che è una squadra che in casa è veramente ostica. Esatto, tutti sottovalutano il Krasnodar, ma secondo me in realtà, ma è una cartaccia. Per il Celta Vigo comunque, ecco, io da seguendo i sorteggi ho detto, speriamo di non prendere né Rostov né Krasnodar. Andare a giocare in Russia adesso. Andare a giocare in Russia adesso con questo ritmo che giochi ogni 3 giorni è complicato. Ma in ogni caso, oltre questo, sono comunque squadre che hanno quel genere di calciatore che tu non ti aspetti. Sempre lo stesso discorso dell'Europa League. Sì, sono ricche di sudamericani, fare... esatto, che poi sono abituati al freddo. Lì tu vai a giocare al freddo. Comunque poi con l'ambiente, non so se avete, esatto, visto l'ambiente. Come, sì, il Besiktas, sì, esempio, sì, noi sottolineiamo, sì, il Besiktas, sì, è una delle, anche delle candidate subito sotto l'Olympiakos, che è una squadra che anche va quella... molto a tratti, esatto. A volte alterna grandi prestazioni a figure veramente barbine. Bravo. Barbine. E dicevo, Celta Vigo Krasnodar, Apoel Nicosia, che per la prima volta nella sua storia si affaccia a un... Ah, la Roma comunque giocherà, scusate interruzione, senza Rudiger con Lione. All'andata, sì, è stato espulso per una manata di cattiveria, proprio. Dicevo, invece mi commentate la prestazione di Totti, come ha giocato il capitano? Dopo te la commento. La commenti? Dicevo, prima volta nella storia che l'Apoel Nicosia si affaccia agli ottavi. Prima volta. Sì, la prima volta Nicosia e Krasnodar. Ma Krasnodar è nato 10 anni League. fa. Sì, sì. Il Nicosia è arrivato ai quarti una volta di Champions, ecco. È arrivato ai quarti di Champions, ma è la prima volta agli ottavi di Europa League. Sì. Molto, lo dico subito perché non lo so. Prende l'Anderlecht, poi Rostov, Manchester United e finire Copenaghen Ajax. La prestazione di Totti è una prestazione di un giocatore che non si può pretendere
che appunto corra pressi a livello di altri giocatori. È un giocatore che appunto vuole la palla sui piedi per lanciare le frecce che la Roma aveva, no? Come Perotti, El Shaarawy, lo stesso Bruno Perez. Comunque diciamo che i piedi sono meglio di quelli di un... Ma i piedi sono sempre quelli, signori miei. Cioè, non credo ci sia da discutere sui piedi. No, beh, ovviamente, un giocatore che comunque gioca altro, da fermo. Una, sì, una difesa che appunto può metterlo in difficoltà. Appunto una difesa che ti pressa stretto, che... Comunque scusate, nota del redattore, lo Zenit l'anno scorso faceva la Champion, ottavi di finale. Comunque dicevi di Totti, che appunto una difesa che può un tipo di difesa che può metterlo in difficoltà. Intanto segna l'Avellino il gol del 3-0, adesso vi diremo anche chi ha segnato. E è una difesa che appunto ti attacca stretto, ti marca proprio pesante a uomo, cosa che però potrebbe comunque ritorcersi contro per via del appunto magari dei tocchi di prima e delle ali che partono. Comunque, allora dicevamo Avellino 3, Vicenza 0. Mi sta cascando qualcun altro? Sì, Avellino 3, Vicenza 0, Ardemagni. Il gol di Ardemagni, ha segnato anche il Bayern che ormai sul 3-0 sull'Amburgo, la doppietta di Lewandowski, uno su rigore, ha raddoppiato anche l'Ipsia con l'autogol di Marò. Sono tornati e giocano in Bundesliga. Mentre in Premier tutti 0-0 a parte West Bromwich e Bournemouth. C'era Joshua King che ha portato in vantaggio gli ospiti, ha pareggiato Dawson. Andrei a questo punto a parlare anche della seconda tranche degli ottavi di finale di Champions, che hanno visto due partite martedì e due partite mercoledì, sempre andata. Martedì abbiamo assistito, credo, a uno spettacolo, no? Per qualsiasi amante del calcio. Ah sì, le due partitone. Anche se secondo me la partita di Manchester è stata un po' rovinata dall'arbitro. Sì, nette sicuramente. Però per grande prova comunque per tifosi Monaco, che non erano né del Monaco né del Manchester City, è stata certo una partita veramente scoppiettante, finita 5-3. Dici meglio tanti gol che tanta, sì, tattica. Vogliamo ricapitolare. Ecco, scusatemi un attimo, vi ho trovato la Boel Nicosia. Quarti di finale nella stagione 2012-2013 raggiunti in Champions dopo aver eliminato agli ottavi nessuno, credo, perché c'erano nessuno. No, pensavo che erano diretti quarti, perché c'era un periodo che erano diretti quarti. Sì, c'erano due gironi. Agli ottavi sono stati eliminati il Lione, proprio il Lione. 1-0 all'andata per il Lione, 0-1 al ritorno, 3-4 dopo calci di rigore. Ed è il famoso anno è l'anno di Drogba, mi sa. O è l'anno di Drogba o è l'anno dopo, perché Napoli-Chelsea quella 3-1-1-4. 3-1-1-4. Ma in Europa League? No, in Champions. Milan-Arsenal 4-3. No, Bayern la vinse il Bayern quella. Allora la vinse il Bayern? Sì. Vediamo un po'. E invece no, è l'anno di Drogba. Müller, Drogba all'88esimo. Sì, 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 perché mi ricordo che eliminò il Napoli. Il Napoli che andata aveva perso 3-1. Sì. No, scusa, aveva vinto 3-1. Sì, e al ritorno perse 1-4 a Stamford Bridge. Segnò David Lewis, mi pare. Mi sa proprio di sì. Su punizione. Dicevo, la Champions 5-3 per il Manchester City, una partita che era iniziata comunque, diciamo, dopo andiamo in pausa, Vale, dopo che è finito. Sì, esattamente, una partita scoppiettante, appunto come hai detto tu, un po' diciamo rovinata dall'arbitro, da questo Laos, arbitro spagnolo, dicevo, che è stato molto criticato perché non era la prima volta che faceva, diciamo, qualcosa del genere. E appunto è andato in vantaggio il City con Sterling, pareggio di Falcao che ha fatto una partita mostruosa, Radamel Falcao, avessi segnato il rigore sarebbe così finito. Come Mbappé, anche Mbappé, questo giovane che ha consigliato Valerio, che io ho segnalato da un giorno neuggioso di settembre in cui lo vidi giocare per la prima volta, fece doppietta essendo entrato al 76esimo, mi pare. Poi, mi sembra pure 18 anni Mbappé. Poi sull'1-1 situazione un po', ecco, del rigore per, sì, il City non rigore dato. Per il City non dato, ammonito Guerrero per simulazione, rigore
per, no, prima 1-2. 1-2, sì, di Mbappé. Rigore per il Monaco dato, sbagliato. 2-2. 2-2 con il gol del Kun. Ancora Falcao con un gol pauroso, veramente. 2-3. Con un gol da leccarsi i baffi, direi. Esatto. Cioè, a riuscire a già pensare di fare una cosa del genere in quell'ambito, cioè in quel frangente, è qualcosa di da campione. Di libidico, potremmo dirlo. Sì, è un gol da campione. Beh, ha messo a sedere Stones, mi pare, e poi ha battuto Willy Caballero, ex Malaga. Caballero. Ex Malaga. Con un pallonetto straordinario,